sua moglie? Sì. Ah, lei è collezionista di mostre. Quel che c'è in mostrino piccolo e in mostro un po' più lungo. Beh, deve essere stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione. Bravo. Qui tutto parla di voi. Quando entrate dentro il cortile tutto fantozzo, fantozzo. Pensi che noi addirittura pensavamo a un certo punto la signora probabilmente lavora in Circo Togno. L'unica roba che potete fare è fatto un bel viaggio a Lourdes. Tutte e tre, fatto bagni dando la piscina, acceppate il sole, aspettate il miracolo. Ma allora, lei non la porta via? Portala via, guarda che gli unici che la posso portare via, quelli sono i spazzini se la lasci in mezzo ai rifiuti. È l'unica occasione, perché con te il destino è stato proprio beffarto. Grazie, grazie. Allora, non... Lei è testimone, eh? Siamo d'accordo, non se la porta via. Ma che cazzo stai a dire? Come? Questi non hanno capito chi è, non sanno chi è. Ce l'hai mica una foto? Esce una foto del mostro, cacciala. E mia moglie? Ma sì, che ci frega, fa passare una bella serata a questa gente. Non si divertono mai, sempre chiusi dentro nel loro guscio. Fava the mostro picture, dai. Ecco, questa l'abbiamo presa a Riccioli. Guarda, guarda, sai che è questa? No. La sintesi della disgrazia, l'apice dell'apoteosi della schifezza, proprio, guarda. Fatevi quattro belle risate grasse anche voi che non ridete mai, dai, tieni. Via quella cosa. Dai, vai a ridere. Faccio vedere a quella, dai. Per cosa stai, dammi la schifezza. Per favore, mi dia la faccia. Se l'ha voluto portare... Visto che a tua moglie ci piace il sfilatino, allora portaci pure questo, il sfilatino. Sapete cosa vi dico? Che voi di donne non capite assolutamente niente, perché la mia è bellissima. E volete sapere una cosa? Il pane qui da voi non lo comprerò mai più. Fantozzo! Sì?